Vedo tantissimi ragazzi e voglio ringraziarli per la loro presenza e le scuole che hanno avuto la sensibilità di mandare una rappresentanza a questo incontro così importante, perché i dati che ci faceva vedere Claudio prima mi hanno impressionato. Mi hanno impressionato per un motivo e questo mi porta dentro il ragionamento di Special Olympics, che è un ragionamento di coinvolgimento di tutti. No? Di attenzione specifica sulle disabilità intellettive, ma di coinvolgimento di tutti, perché è orientato a sviluppare la consapevolezza delle positività che ci sono nelle persone. Non guarda alla disabilità che c'è, ma alle capacità e alle abilità che ci possono essere e che possono essere condivise. Quindi, ecco, la cosa che mi ha impressionato di queste slide è il livello medio-basso della partecipazione di tutta la cittadinanza alle situazioni che fanno crescere le persone, che fanno vivere le persone una cittadinanza e una sociabilità attiva. No? Il 30% va a teatro, al cinema, il 30% vuol dire che pochissimi. Poi dentro ci sta il dato della disabilità, che può essere certamente un pugno nello stomaco e una fonte di riflessione molto pesante, ma è altrettanto pesante l'idea che in questo paese, che sappiamo essere quello che è dal punto di vista culturale, artistico, eccetera, non siamo in condizione di vivercelo questo paese fino in fondo e non siamo in condizione di comunicarcelo. Di stimolarci, e questo, guardate, a me che sono persona della scuola fa parecchio male, perché significa che forse avremmo bisogno di ragionare un po' di più su che cosa il nostro territorio, i nostri territori ci offrono, ci insegnano e ci mettono a disposizione. Special Olympics sta facendo proprio questo tipo di lavoro, utilizzando le strutture che ci sono, mira a mettere insieme atleti con disabilità e atleti senza disabilità in una prospettiva di promozione delle competenze, delle positività. Diceva prima Michele, in questo momento si sta giocando la European Week di basketball, no? E a Spezia il 3 ci sarà una importante manifestazione. Ci sono convergenze di strutture, di società, di atleti, di preparatori che sono molto attenti a proprio questo tipo di messaggio. E questo è importante perché aiuta anche ad aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento di quelli che tendenzialmente potrebbero fare sport e non lo fanno. Che è l'altro dato, perché abbiamo parlato di cultura, ma anche sul piano dello sport è abbastanza drammatica la situazione di immobilismo, di immobilità di questa popolazione. E siccome le due cose vanno insieme, perché laddove c'è attenzione al benessere della persona c'è tendenzialmente più attenzione anche al benessere di chi ci chiede un intervento specifico, speciale, chi ha un bisogno specifico e speciale di coinvolgimento. Allora io credo che questo sia un po' il dato. Special Olympics ha portato sui campi circa 10.000 atleti in questi anni, in 50 anni di attività. Oggi in Liguria conta 20 teams societari, 10 team scolastici. È evidente che possiamo fare meglio, possiamo fare di più, ma l'obiettivo è proprio quello di lavorare con le scuole, in questo caso, e con la società e le società sportive non da ultime, perché l'idea che ci sia uno spazio e una possibilità di promozione vera delle competenze e delle abilità di tutti, e questo aumenta il livello generale della dignità con cui si percepisce l'attività sportiva per tutti e della dignità dell'attività sportiva all'interno del percorso educativo in particolare. E questo credo che sia il messaggio fondamentale che possiamo dare. Special Olympics è, insieme con le altre associazioni, impegnato a portare avanti questo tema, è impegnato a diffondere e a far conoscere, e questo è un momento molto bello e molto importante per lanciare un messaggio di questo genere qui. Quindi Alessia Bonatti chiede di portare i suoi saluti, lo faccio molto volentieri, perché
lei, come gli altri operatori di Special Olympics, stanno veramente lavorando in maniera molto concreta e molto forte, perché il messaggio della vera inclusione e della vera integrazione passi bene e passi per tutti. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie Alessandro.